Il centrodestra Teramano non riesce a trovare una quadra sul candidato a sindaco per il capoluogo. Non sono pochi quelli che invocano l'intervento della regione Abruzzo. Intanto distinguiamo i ruoli, la regione è una cosa e la coalizione di centrodestra è un'altra. La regione come istituzione è a Teramo, è sempre a Teramo, come Teramo è in Abruzzo e l'Abruzzo è a Teramo, quindi nessuno abbandona alcunché. Credo anzi che la regione Abruzzo abbia in questi anni dimostrato quali e quante opere e attenzioni siano state dedicate a Teramo e a tutto il territorio del Teramano. Dopodiché il centrodestra, questo è un, come dire, mi fa specie che da voi operatori della carta stampata non cogliate il fatto che sarebbe stata una novità al contrario, trovare il candidato con 6 mesi di anticipo. Non è praticamente mai avvenuto. Potrei anche dire peccato e condividere il fatto che sarebbe tempo, diciamo, come dire, che la politica maturasse e fosse capace di presentare e di costruire candidature in maniera, come dire, nel tempo, che abbiano, assumano anche per questo maggiore forza, autorevolezza, però io non ci vedo niente di particolarmente strano e credo che comunque, facciamo così, faccio mio l'appello alla coalizione di centrodestra perché comunque questo lungo confronto interno arrivi a maturazione e produca entro pochissimi giorni l'individuazione di un candidato del centrodestra al comune di Teramo.